Io chiaramente sono qui solo per firmare Giorgio, non è che non sono qua per correre. Sì, si vede, grazie della compagnia. Qualche giorno fa ho visto su Instagram un post di Giorgio Calcaterra, famoso ultramaratoneta, che raccontava che avrebbe corso le 10 maratone in 10 giorni al Lago d'Orta. Non ci avevo fatto veramente caso, ma poi qualche giorno dopo mi è sembrato logico volerci provare. Papà, ma perché non vai a correre una maratona? Purtroppo le mie vicissitudini mi hanno impedito di correre nuove maratone negli ultimi mesi, non che fossi veramente convinto. A dicembre avevo corso davvero forte e vinto il campionato italiano Master M45, poi ad aprile ho corso anche la maratona di Zurigo, un po' sottotono, ma comunque sempre sotto le 2:30. Ma poi non lo dimenticherò mai, a maggio, il 1° maggio, mi sono fatto male, veramente male. Al punto tale che comunque nemmeno mia moglie era così convinta che 16 settimane dopo potessi correre una maratona. Ma sì, io comunque ti consiglio di fare la mezza con sto caldo. Poi dopo una settimana in Sardegna con 35-40 gradi sarai anche stanco, pensaci un attimo. Poi il piede, la caviglia e tutto quanto, non rischiare. Andiamo dal fisioterapista? Ancora? No. All'ortopedico? All'ortopedica. L'ortopedica è brava, no? Sì, bravissima, è andata a un convegno su quel problema. Ma ci hai risolto il problema? Penso di sì, dai, si è risolto, no? E in effetti tutti in famiglia sono preoccupati per la mia caviglia, pure la mia coniglia Bonnie. Papà, come va la caviglia? È la Bonnie? Ma perché? Ma poi la voglia di gareggiare ha prevalso e di conseguenza mi sono svegliato presto una mattina e ho fatto un'abbondante colazione. Mi sono letteralmente appena svegliato ed ora sto andando, sono le 5:30, a fare colazione, mangio solamente pochissime cose, coffee, e poi cercheremo di non appesantirci perché non serve, perché comunque non stiamo correndo la maratona di Berlino, vediamo però se riusciamo a portarla a termine. Ovviamente la cosa era ironica, a 2 ore prima della maratona non conviene fare un'abbondante colazione e quindi mi sono limitato a bermi un coffee. Da casa mia arrivare al Lago d'Orta non è stato molto difficile, di conseguenza mi sono trovato dopo qualche minuto di fronte a un bellissimo paesaggio. Ho scelto di correre la mia prima maratona dopo l'infortunio qui sul Lago d'Orta perché è fantastico. Comunque la temperatura è soltanto di 18-20 gradi, quindi per ora direi che è tutto bene. Ci stiamo avvicinando rapidamente alla partenza. Poi in partenza ho conosciuto facce note e ovviamente ho potuto correre i primi chilometri con il mitico Giorgio. Tra l'altro Giorgio ha una corsa molto diversa rispetto alla mia. Nella ripresa al rallentatore si vedono fondamentalmente 3 cose: l'appoggio di tallone, quasi 190 passi al minuto, qui correvamo a 4 al chilometro, e anche una lunghezza del passo intorno ai 1,4 metri, cosa che per un podista amatore è normale, ma ovviamente per correre la maratona molto molto forte servirebbe in effetti allungare il passo. Dopo pochi chilometri ho però lasciato Giorgio, non lo volevo disturbare, e in quel momento mi sono fondamentalmente ricordato del percorso. Percorso spettacolare, molto bello ma molto, diciamo, duro, impegnativo, molto muscolare, con parecchi strappetti, passaggi anche su sterrato, sulla sabbia. Tra l'altro nella prima parte si affrontava un bellissimo bosco e però questa cosa ha creato davvero un impatto importante per la mia caviglia. Ovviamente usciti dal bosco, qualche discesa ci ha portato a correre davvero più velocemente rispetto a quanto avremmo fatto normalmente. Mi sa che vado a riprendere il primo. Sono passati 5 km, siamo a Pella. Comunque direi tutto tranquillo. Si passeggia a 3:40, ma solo perché è in discesa. Vediamo tra qualche minuto come gestiremo la cosa. Chiaramente in questo percorso ci sono stati dei pezzi davvero unici che hanno portato a evidenziare la bellezza di un percorso di questo tipo e soprattutto ad ammirare il lago. Sto andando a riprendere il primo perché non voglio correre da solo. 3:50 in questo momento al 6° chilometro,
la temperatura è buonissima e soprattutto guardate che spettacolo. Nel pezzo in salita ho poi avuto la possibilità di incontrare finalmente Adam, che stava passeggiando in solitaria e non si aspettava un compagno di avventure. Adam, sta andando molto bene, solo che ci sono tante salite qua. I will be with you till the end, if I can, I don't know. Oh, you'll be here, man. Don't worry. Tra l'altro è interessante notare che la corsa di Adam era davvero molto diversa rispetto alla mia, quella di Giorgio, perché era focalizzata più sulla lunghezza del passo che sulla cadenza, tipo secondo me aveva intorno ai 160-165 passi al minuto e soprattutto 1,50-1,60 di lunghezza media del passo stesso. Siamo alla 10 e abbiamo un minuto di vantaggio sulla tavola di marcia, siamo fondamentalmente a 39 minuti, la Billat, il libro che vi consiglio, suggerisce di partire più forte, lo vedremo. Ho notato che tutti quelli che correvano velocemente utilizzavano scarpe ASICS, al punto tale che Giorgio aveva le Meta Racer, mentre Adam una scarpa un po' più conservativa che comunque gli consentiva di correre davvero velocemente. Lato mio, il giorno prima avevo fatto con mia nipote un brainstorming per scegliere quale scarpe utilizzare, tra l'altro scarpe ASICS che hanno visto vincere sia nella maratona maschile sia in quella femminile le due gare al campionato europeo. Queste qua, le Meta Speed Edge. Ma come ti sembrano? Allora, bel colore sicuramente, molto meglio di queste qua arancioni e queste qua. Ad ogni modo ho scelto di utilizzare le Meta Speed Edge perché fondamentalmente sono scarpe che non sono così aggressive invece come le altre scarpe con il carbonio, e secondo me Drop 8 vi fanno correre velocemente ma anche allenarvi davvero molto bene. Tornando poi alla gara, dopo le salite ovviamente sono ritornate le discese e in questo caso Adam si fa riprendere in maniera goliardica, anche perché soprattutto correre a tutte le velocità è sempre davvero molto bello. Stiamo comunque andando a 3.30 in discesa, ma alla fine capisco perché prima era un gran casino, siamo all'11.30. I chilometri sul percorso sono letteralmente volati, visto che Adam era leggermente più avanti rispetto al sottoscritto, e quando sono entrato nel bosco i miei pensieri hanno iniziato a frullare nella mia mente e fondamentalmente mi sono commosso. Dopo aver corso per circa 3 anni di fila tutti i giorni, ho avuto 8 settimane, ripeto 8 settimane, in cui non ho potuto correre nemmeno un chilometro e in effetti la ripresa è stata molto molto dura. Vi metto qua sotto un link nel caso in cui voleste vedere come ho fatto a riprendermi abbastanza velocemente, anche perché dopo 3 settimane dalla ripresa ho corso già una mezza maratona in 1:18 e proprio per l'aspetto tecnico ho chiesto al mio amico fisioterapista Michele se era possibile dopo 8 settimane dalla ripresa poter correre una maratona. Beh, sicuramente dopo un infortunio di questo tipo la ripresa è molto importante, quindi i carichi vanno reintrodotti gradualmente, ma con un periodo d'adattamento e soprattutto con un trascorso di volume importante sulle gambe, sicuramente la ripresa può essere fatta abbastanza velocemente. Ovvio che dopo uno stop così lungo e visto il percorso di oggi magari non potrei fare il personale, ma sicuramente potrei fare un ottimo tempo. Tra l'altro Michele mi ha invitato nel suo studio per fare un test con tutte le scarpe con piastra in fibra di carbonio, ha comprato un tapirulan davvero innovativo che consente di capire in maniera dettagliata quali scarpe vi consentono di correre più velocemente. Avendo io una collezione infinita di scarpe al carbonio, forse questo potrebbe essere un test che vedrete prossimamente qui sul canale. Tornando alla gara ho capito che il passaggio alla mezza maratona, tra l'altro non l'ho nemmeno filmato, c'era qualcosa che non andava e in effetti ho avuto qualche problemino. Sento un po' di dolore alla caviglia, quindi ho deciso di rallentare un attimo perché non so se arrivo a fare i 42. Passata la mezza in 1:24, 2 minuti dopo ho capito che forse non aveva senso continuare a fare un altro giro del percorso e in effetti mi sono fermato e sono tornato alla partenza. Purtroppo mi sono ritirato perché alla fine la mia caviglia con tutti questi cambi di direzione non è che ha ammato così tanto, quindi ho preferito evitare di farmi del male per nulla, perché comunque
non era una gara fondamentale per la mia preparazione. Decisione saggia che però invece mi ha obbligato a cambiare tutti i programmi autunnali, però la cosa che ho apprezzato è vedere la gente, una volta giunti al traguardo, essere davvero felice, e la corsa rende davvero felice. Sempre bello fare questo percorso, partenza bella fresca, poi il clima si sta scaldando adesso. Qual è stato il momento più bello della corsa? L'arrivo, l'ultimo chilometro, quando sai che senti il sapore dell'arrivo, è più bello, rinasci anche un po'. La conclusione della storia è che correre è sempre bello, e in effetti lo dice pure Giorgio nel suo libro, che vi consiglio di leggere nel caso in cui avesse qualche giorno di tempo durante queste vacanze estive. Per la mia maratona autunnale non so bene cosa farò, ma lo programmerò nei prossimi giorni. Voi comunque stay tuned e soprattutto stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a bermi un coffee, vi racconterò prossimamente davvero nuove avventure di corsa. Ciao, alla prossima!